Se non ti appoggio sul lastro. No, mi sta spingendo, hai ragione. Allora, periodo di appuntamento di Fratelli d'Italia con il Presidente del Consiglio, abbiamo portato al Presidente Draghi alcune nostre rivendicazioni, alcune nostre proposte, particolarmente sui temi più importanti. Oggi la manovra finanziaria, le scelte che il Governo deve operare, abbiamo portato le proposte di Fratelli d'Italia relativamente ai bisogni, dal nostro punto di vista, dei cittadini, delle aziende, delle famiglie italiane, partendo dal tema delle tasse, sulle quali Fratelli d'Italia rivendica che gli 8 miliardi investiti dal Governo vadano interamente sul tema del lavoro, sul tema del taglio del cuneo contributivo, chiaramente da dividersi lato lavoratore e lato azienda, possibilmente con priorità ai giovani e alle donne. Abbiamo trattato il tema della casa, continuiamo a essere drammaticamente preoccupati dalla revisione delle stime catastali e dal rischio di un aumento delle tasse che dal nostro punto di vista inevitabilmente ne deriverebbe. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio di concentrarsi unicamente sulla emersione delle case non accatastate, ma di non porre le basi per un aumento della tassazione sulla casa che sarebbe drammatica. Abbiamo parlato di reddito di cittadinanza, voi sapete che Fratelli d'Italia è contrario al principio del reddito di cittadinanza, ma che almeno si possano mettere dei paletti. Leggiamo di quasi 50 milioni di euro finiti nelle tasche di persone che non avevano diritto al reddito di cittadinanza. I controlli vanno fatti ex ante, vanno fatti prima di dare il reddito di cittadinanza, e i soldi che vanno, che finora sono andati a persone che non meritavano quel sussidio, dal nostro punto di vista devono aiutare le persone più sfortunate, che sono oggi i pensionati con pensione di invalidità, perché è indegna una nazione che riconosce fino a 780 euro a un giovane di 20 anni in ottima salute e che dà una pensione di invalidità di 270 euro. Abbiamo trattato il tema delle pensioni. Si parla di revisione di quota 100, ma a monte noi crediamo che vadano combattute alcune ingiustizie del sistema pensionistico. Ne cito due tra tutte: le pensioni d'oro. A dicembre, alla fine di quest'anno, scadrà il contributo di solidarietà che era stato chiesto a pensionati molto molto più fortunati di quelli che vanno in pensione oggi o dei giovani di domani. Chiediamo che almeno si reinserisca, si reintroduca il contributo di solidarietà, e abbiamo portato al Presidente Draghi la nostra storica proposta di ricalcolo delle pensioni retributive troppo alte per sanare la vergogna delle pensioni d'oro. Chiediamo anche l'abolizione del minimo contributivo per artigiani e commercianti, che è una discriminazione rispetto ad altre partite IVA iscritte nella stessa gestione separata dell'INPS, e abbiamo chiesto di verificare che non termini con quest'anno il regime agevolato per le partite IVA che fatturano fino a 65.000 euro che va in scadenza. Queste alcune delle proposte principali sul tema della manovra. Abbiamo parlato anche di pandemia, del rischio o della proposta o della ipotesi di proroga dello stato d'emergenza. Voi sapete come la pensiamo sul Green Pass, ma delle due l'una. L'Italia è la nazione che ha utilizzato il Green Pass nel modo in assoluto più invasivo possibile. Non ci si può dire oggi, quando il governo ieri ci ha detto che con il Green Pass saremmo stati liberi, che si proroga lo stato dell'emergenza. O delle due l'una: o il Green Pass funziona e allora non c'è bisogno di prorogare lo stato d'emergenza, o c'è bisogno di prorogare lo stato d'emergenza e allora il Green Pass non funziona e qualcuno forse deve rivedere anche questa scelta. E abbiamo posto al Presidente Draghi anche un problema di clima, perché so che mi attirerò molte critiche per quello che sto per dire. Io credo che in questa nazione, indipendentemente dalle opinioni che si hanno, si abbia ancora il diritto di manifestare il proprio dissenso. Sono rimasta oggettivamente molto colpita dal provvedimento di Daspo che è stato comminato al sindacalista Stefano Kutzer, leader dei portuali di Trieste, come ero stata colpita dal fatto che lo stesso governo che consente rave illegale sparasse con gli idranti su lavoratori in ginocchio che volevano manifestare il loro dissenso. Sono rimasta colpita dal provvedimento di Daspo per un banchetto in mezzo alla strada messa da una persona che vuole dire che non è d'accordo con i provvedimenti del governo. Credo che questi non siano reazioni degne di una democrazia. Credo che in questa nazione, che si sia d'accordo sul Green Pass, contrari, d'accordo su qualsiasi cosa, si debba ancora avere il diritto di manifestare il proprio dissenso, e Fratelli d'Italia intende difendere quel diritto, perché noi non siamo la Corea, non siamo la Cina, non siamo i talebani, non siamo la Turchia, noi siamo l'Italia.
in questa nazione c'è il diritto a manifestare il proprio dissenso. Per cui ho portato al Presidente del Consiglio anche questo problema, perché credo che non aiuti neanche la credibilità del suo governo e anche delle, dei provvedimenti che il governo porta avanti. Il Premier sullo stato d'emergenza ha detto di non avere ancora deciso, per vedere qual è l'andamento, diciamo, della, particolarmente della stagione più fredda, prima di decidere, mi pareva che non avesse ancora, diciamo, determinazione. Però, ripeto, io credo che, insomma, se il governo dovesse decidere di provocare lo stato d'emergenza, dovrebbe anche ammettere che, diciamo, la misura molto invasiva del Green Pass, che ricordo l'Italia ha attivato, unico caso nel mondo perfino per i lavoratori, allora il governo dovrebbe dire che quella misura non è applicata. Grazie. 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 Grazie.